Ciao a tutti, oggi sono qua per condividere con voi i miei regali di Natale e anche un Charlie selvatico che ci terrà compagnia. Questo, se non sbaglio, è il terzo anno che filmo un video del genere e ogni anno è sempre più bello perché mi piace tantissimo poter condividere con voi ciò che mi piace, ciò che mi rende felice. E riguardando i regali che ho ricevuto mi sento immensamente grata, fortunata e felice di avere una famiglia che pensa a me, che mi conosce così bene e avere anche degli amici che mi hanno fatto dei regali veramente molto belli, non tanto per il regalo in sé, ma per il pensiero che c'è dietro. E quindi non è un video fatto per vantarmi di ciò che ho ricevuto, ciò che posso avere, assolutamente no, è semplicemente un video fatto per condividere la mia felicità e magari potete anche ricavarne qualche spunto se state cercando un'idea regalo per qualcuno o per voi stessi. Il primo regalo che vi mostro non so se esattamente si possa considerare un regalo di Natale perché me l'hanno portato dall'Ungheria, mia mamma e mia sorella, poco prima di Natale appunto, però non so se sia esattamente un regalo di Natale. Comunque io nel dubbio ve lo mostro comunque. Ed è questa pochettina di MAC che penso faccia parte di una collezione in edizione limitata dello Schiaccianoci, se non sbaglio. E a parte che è carinissima, così fucsia, con i rombi, veramente molto carina. Ma poi all'interno ci sono tre prodotti. La prima è una matita labbra rossa, veramente classicissimo come colore, si abbina facilmente a qualsiasi tipo di rosso. C'è poi un lucidalabbra, non ho mai provato il lucidalabbra MAC, quindi sono veramente molto curiosa di provare questo. Si chiama Vamplify, il colore dovrebbe essere Suggestive. Comunque è un rosso abbastanza scuro, mentre il rossetto che c'è dentro, che si chiama Candy Cane, quindi proprio a tema natalizio, è un rosso un pochettino più acceso, però secondo me estremamente elegante e fa tanto Natale. L'ho messo per la vigilia, se non sbaglio, ho messo anche una foto su Instagram perché mi piace tantissimo come mi sta addosso. Io in genere non porto tanto i rossetti rossi perché ho paura che mi facciano i denti gialli, però questo è un rosso abbastanza freddo. È un rossetto matte, io adoro i rossetti matte della MAC, è anche abbastanza confortevole da portare, io l'ho tenuto tutto il giorno se non sbaglio, ci ho mangiato, bevuto, non è andato via per niente, l'ho ritoccato solo una volta tipo nel pomeriggio, ma dalla mattina alla sera ha tenuto benissimo, le mie labbra sono sopravvissute, sono molto entusiasta di questo colore e soprattutto mi piace come mi sta addosso, che è una cosa da non sottovalutare perché ci sono tanti rossetti che mi piacciono ma magari su di me non mi piacciono così tanto, penso che non mi stiano particolarmente bene, mentre questo lo rimetterei subito. Sempre da mia sorella ho ricevuto poi una cosa che bramavo da veramente tantissimo ma tantissimo tempo, ovvero una teiera. Questa è una teiera in porcellana in stile giapponese che è bellissima. È bianca con un motivo floreale azzurro, quindi è semplice, fine, però veramente bellissima. Al manico poi il legno, che adoro. E è una teiera per due, quindi perfettissima per me. E niente, è semplicemente una teiera per farci il tè e io la adoro, mi piace veramente tantissimo. E assieme alla teiera mi ha regalato poi una tisana sempre a tema natalizio, c'è questo pinguino veramente molto adorabile. E si tratta di una miscela di frutta e fiori, c'è ad esempio l'ibisco, la mela, papaya, amarena, lampone, quindi è una di quelle tisane che diventa rossa scura, ma veramente scurissima, però non ha un sapore troppo forte, ma rimane abbastanza delicato. E visto che ormai siamo in tema tè, ho ricevuto anche questa bellissima tazza da parte di mio padre, che è una tazza in porcellana e oro con il bacio di Klimt. È tipo una delle tazze più belle che io abbia mai visto, è veramente fatta benissimo, è leggerissima, infatti ho sempre il terrore di romperla. Ha una forma poi abbastanza particolare perché si restringe diciamo nella vita, ha un manico largo, veramente solidissimo e è bellissima, la sto usando tutti i giorni perché mi piace da matti. E con questa tazza c'era un cucchiaio, penso sia semplicemente in plastica, però è veramente molto carino, super lucido. Per girare il tè è favoloso. Ultimo regalo da parte di mia sorella, una Yankee Candle, ma non una qualunque, la mia preferita per eccellenza, ovvero Snowflake Cookie. Ha un odore veramente dolcissimo che io amo immensamente, sassi di biscotto, però molto dolce
e corposo. Io adoro i sapori particolarmente dolci o speziati e questa è veramente la mia preferita di sempre. Una volta avevo preso anche la giara grande quando era in offerta, perché io l'accenderei tutto l'anno sempre. Ha un odore che mi mette molto a mio agio, che mi fa sentire a casa e me la mangerei da quanto è buona. Infatti è già a metà perché ho scoperto che piace tanto anche a mio padre, quindi durante le feste me l'accendeva anche prima che mi alzassi, così quando scendevo per fare colazione la casa era già immersa in questo odore di biscotti e io ero la bimba più felice di questo mondo. Non esiste poi un video dei regali di Natale mio che non includa anche un pigiama, ormai lo sapete, io sono molto freddolosa e amo particolarmente i pigiami morbidi, soffici, che tengano caldo, quindi questa non ne ho ricevuto uno da parte di mia zia, che tra parentesi è l'unica parente che mi fa regali di Natale o di compleanno, perché tutti gli altri parenti, con la scusa che sei grande, non mi fanno più nessun regalo. Fatemi sapere se è così anche nella vostra famiglia, se oltre magari i vostri genitori, i vostri fratelli o sorelle, c'è qualcuno che effettivamente vi fa regali. A me è rimasta solo la zia. Comunque, ho ricevuto un pigiama fantastico da Osho, bellissimo, morbidissimo, che adoro immensamente. Allora, la parte sopra è fatta così, con questo bellissimo panda e un corno, perché è un panda corno, lo so. È una cosa un pochettino strana, può confondere, ma è morbidissimo, è in pile, bianco, grigio, veramente morbidissimo. E i pantaloni sono ancora più favolosi, sono estremamente comodi e caldi e hanno tantissimi pandacorni, quindi adoro. Quando l'hanno visto i miei hanno detto che cosa strana, ma io li adoro immensamente, a me piacciono tantissimo queste cose molto calde, soffici e tenere. Dal mio amoroso ricevuto invece questo anello molto fine e delicato, è in argento con una pietra rosa a forma di cuore, un rosa veramente molto tenue, molto fine, è un anello che mi piace tantissimo e non posso fare a meno di guardarmi e riguardarmi la mano, perché mi piace particolarmente come mi sta addosso, sia per tutti i giorni che per uscire, poi fa sempre la sua bella figura, è veramente una cosa fine delicata in cui mi rivedo tanto, è molto me e mi piace tantissimo, sono estremamente contenta perché era un anello che volevo già da un po' di tempo, lo avevo addocchiato e sapere poi che me l'ha regalato lui, non lo so, è stato un gesto veramente molto carino, molto dolce e mi piace tantissimo. Dalla mia amica Erika ho ricevuto invece uno studio in rosso di Arthur Conan Doyle in questa edizione Penguin, quindi in inglese, che a me piace tantissimo perché hanno delle edizioni con dei motivi semplici che vengono però ripetuti su tutta la copertina e in libreria fanno veramente una figura bellissima. Sono molto curiosa poi di leggere qualcosa di Sherlock Holmes in lingua per vedere come lo stile di scrittura di questo autore, piuttosto che leggere semplicemente qualche cosa in lingua per esercitarmi. Dalla mia amica Sara ho ricevuto invece due bombe Lush di cui vi lascerò l'immagine, perché una l'ho già utilizzata subito perché non potevo resistere. Io adoro le bombe Lush, per chi non le conoscesse sono praticamente dei prodotti che si mettono nella vasca, sono chiamate bombe perché sono delle palline che esplodono praticamente nella vasca, si sciolgono in tanti bellissimi colori e profumi diversi e mi ha regalato Northern Lights, se non sbaglio, che fa un effetto tipo aurora boreale, bellissima, veramente bellissima. Io tutte le volte che utilizzo questi prodotti in genere vi faccio l'instant stories sul mio profilo privato, sul mio profilo personale di Instagram, che trovate comunque qua sotto in descrizione, perché io adoro vederle, cioè, fanno delle composizioni di colori bellissime, poi le trovo particolarmente rilassanti. L'altra bomba invece è The Experimenter, una delle mie preferite in assoluto per profumazione, colorazione, qualsiasi cosa. Inoltre mi ha regalato questo macaron gigante, semplice, in plastica, che è praticamente un portaoggetti. Lo trovo comodissimo per tenerci dentro il caricatore, le cuffie, come svuota tasche, praticamente per qualsiasi cosa si può utilizzare, poi è di questo color lilla, adorabilissimo, è stupendo.
E infine mi ha regalato un libro per cui siamo curiosissime entrambe, non vediamo l'ora di leggerlo perché molti lo paragonano a Colpa delle stelle / Raccontami di un giorno perfetto, quindi una lettura abbastanza emotiva, quindi sono molto curiosa di leggerlo. Il libro in questione è I nostri cuori chimici di Crystal Sutherland. A parte che questo libro ha una copertina veramente bellissima e hanno mantenuto quella originale, quindi con questi pesciolini, queste carpe koi blu, azzurre. È un libro esteticamente bellissimo, poi sapete che io adoro particolarmente i pesci. Ho incominciato a leggerlo, però è ancora troppo presto per dire se è il libro che ci attendavamo o se invece è me. Comunque vi farò sapere presto. Dalla mia amica Vanessa ho ricevuto una cosa che desideravo veramente da tantissimo e si vede che ci ha pensato molto a farmi questo regalo, perché è una cosa che racchiude due mie grandi passioni e non smetterò mai di ringraziarla perché sono contentissima di averlo ricevuto, ovvero un libro di origami di Star Wars. Praticamente ci sono vari modelli di origami a tema Star Wars, ci sono anche dei quiz a tema, ma cosa che non mi aspettavo di trovare, in fondo c'è la carta già stampata, decorata con i personaggi dei film piuttosto che le trame delle navicelle. Quindi verranno degli origami bellissimi e non vedo l'ora di mettermi all'opera. Io amo tantissimo fare gli origami e poi Star Wars è uno dei miei film preferiti in assoluto. Ultimo ma non per importanza, un regalo immenso, anche per mole, perché è veramente grande. Ed è una cosa che volevo veramente da tantissimo tempo ma che non avevo mai comprato perché ha un certo prezzo. E quindi sono stata felicissima quando i miei genitori hanno deciso di regalarmelo, perché lo desideravo veramente da tanto ed è una di quelle cose belle, fatte bene e utili. Sto parlando di questo zainetto della Grafea. Ce la faccio. Bellissimo, fantastico, non ho parole per descriverlo. È uno zainetto stupendo. Oltre alla tasca principale grande, fatta a sacca e chiusa poi con la fibbia, ha un taschino davanti, due taschini laterali e un'altra tasca qua dietro che dà contro la schiena. È uno zaino fatto veramente benissimo, in pelle, poi di questo color lavanda. Adoro, perché è un lavanda comunque freddo che si avvicina al grigio, quindi si può abbinare veramente a qualsiasi cosa, non è difficile da abbinare per tutti i giorni, per uscire, super capiente, fatto benissimo e non ho altro non so neanche più parlare, sono veramente troppo contenta ed emozionata, mi piace da impazzire questo zaino, non vedo l'ora di metterlo tutti i giorni. Non lo so, io me lo tengo stretto perché lo amo tanto. Questi erano quindi i regali che ho ricevuto quest'anno per Natale. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, qual è la cosa che vi è piaciuta di più, ma soprattutto fatemi sapere che cosa avete trovato voi sotto l'albero, se avete trovato più libri, fumetti, piuttosto che trucchi, accessori, e se c'è un regalo che invece vi ha deluso e non vi è piaciuto particolarmente. Io sono fortunatissima ad avere tutte persone che mi conoscono molto bene e quando non mi conoscono mi danno i soldi e me li compro da sola i regali. Vedi il pigiama. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ne approfitto anche per farvi gli auguri di fine anno e ci rivediamo nel 2017 con tantissime sorprese, perché sento che il 2017 sarà il mio anno, ma non vi dico altro. Ciao e buon anno!